Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Finalmente siamo qui su Mafia Definitive Edition, ovvero Mafia Remake. Lo aspettavo davvero da tanto tempo questo titolo. Sono molto molto emozionato di poter rivivere questa avventura dall'inizio alla fine nei panni di Tommy Angelo. Ragazzi, nel canale potete trovare anche un episodio dedicato al gioco originale sulla categoria Rediscover Game, un piccolo assaggio del gioco originale di questo Mafia, veramente veramente bello, uno dei migliori. Anche il secondo è stato molto molto bello come titolo, il terzo faceva cagare, la verità è questa, però fortunatamente si sono rifatti con Mafia Definitive Edition, che ora è in mano mia, ragazzi, e finalmente possiamo iniziarlo e giocarlo insieme. Sicuramente prima di questo video, prima di questo primissimo episodio dedicato a Mafia, vi avrò postato il video dedicato all'unboxing del cofanetto, di un piccolo cofanetto del gioco dove ci sono tante cosucce interessanti. Non è chissà cosa, ragazzi, però è comunque molto molto bello e interessante. Se non l'avete ancora visto, andate a recuperarlo. Ma ora bando alle ciance e iniziamo subito. Ok ragazzi, questo è il menu di gioco. Come vedete è molto molto stiloso, molto anni 30, perché il gioco è ambientato negli anni 30, tecnicamente negli anni 30, diciamo. Mi piace tantissimo il menu, come è fatto questa scrivania, questo ufficio un po' cupo lì, che c'è un fucile a canne mozze, la finestra che sta piovendo, molto 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 bello. E io, c'è stato un piccolo intoppo perché l'ho provato per conto mio, per dare uno sguardo un po' alle opzioni, un po' tutto quanto, e ho scoperto che il gioco era solo in lingua inglese, non era doppiato in italiano e non riuscivo a capirne il motivo. Poi alla fine ho scoperto che in realtà dovevo aggiornare semplicemente il gioco, ragazzi, quindi ho dovuto fare un aggiornamento un po' grandetto per poterlo mettere completamente in italiano. Dunque sicuramente questo video lo vedrete questo primo episodio sicuramente lo vedrete di mercoledì. Oggi è martedì, lo sto registrando oggi che è martedì. Tra registrare, editare, caricarlo sul canale, eccetera, ci vorrà insomma un sacco di tempo, quindi lo vedrete sicuramente di mercoledì questo primissimo episodio. Ma infatti l'avevo anche iniziato per vedere se era tutto a posto, ma non ho fatto praticamente nulla, ho visto solo l'intro che alla fine conosciamo bene tutti quanti. Io vado con nuova partita, ragazzi. Scegliamo difficoltà media. Visuale invertita, no. Visuale SS, no. Salta tutorial, no. Non lo saltiamo il tutorial. Avvia storia. Sì. Iniziamo.
Sei Tommy? Thomas Angelo. Detective Norman. È da solo? Nessun agente verrebbe qui, a parte gli ispettori sanitari. Cosa le porto da bere? Soltanto il caffè, grazie. Vuoi favorire? No, grazie. Come preferisci. Allora tu al telefono hai detto di avere una proposta per me? Sì, esatto. Se vuoi offrirmi soldi facili, hai chiamato il poliziotto sbagliato. Non sono in cerca di collaborazioni. Bene. Perché non ne ho. Nemmeno per un caffè. Ma ho molto altro da offrire. Ti ascolto. Da quanto è in città? 3 anni. Mi sono fatto le ossa a Empire Bay. E le affidano il caso Morello senza pensarci. A quanto dicono i giornali, sì. A te che importa? Che sfortuna. Il caso ormai si troverà a un punto morto. Cos'è? Vuoi dire che hai una pista? Già, potrebbe essere. E come ti aspetti che ricambi, eh? Dei soldi, forse, o magari l'immunità? Non proprio. Ho persone da proteggere. Ah, la famiglia. Il classico tallone d'Achille. Di chi si tratta, eh? Mamma malata? Mogliettina? Moglie e figlia. E nessuno vuole guardarti le spalle. Non sarei qui, altrimenti. Peccato. Papà diceva sempre che gli amici sono importanti in questo mondo. Certo. Beh, nel mio mondo non funziona così. La cosa non mi sorprende. Ascolta, non posso prometterti nulla per la tua famiglia finché non mi dici quello che offri, perciò vuoi parlare oppure preferisci aspettare che arrivino a te? Crede che stia fuggendo? Non ho dubbi, Tommy, Gesù, ma guardati. Sei a pezzi, non chiudi occhio da giorni. E a forza di guardarti le spalle ti è venuto anche il torcicollo. Ecco come la vedo io. C'è qualche pezzo grosso che ti dà la caccia e non si darà pace finché non sarai a mollo nel fiume. Esci da quella porta senza di me e entrambi sappiamo che non farai molta strada. Ma se avessi l'accortezza di rimanere e raccontarmi la tua storia, magari potresti vivere abbastanza ad accompagnare tua figlia all'altare. In ogni caso, credo che mi toccherà offrirti un caffè. Cristo, non capisco come ho fatto a finire nei casini. Non lo sa mai nessuno fin quando non è troppo tardi. Ma non credo tu lavorassi come maestro d'asino. No. Facevo il tassista negli anni 30. Un'offerta che non si può rifiutare. Ragazzi, 1930, ebbene sì, Tommy Angelo faceva il tassista prima di entrare. Perché si guadagnava meglio. E il turno era appena finito. Dalla famiglia Salieri. Occhio. Ragazzi, è identico all'originale. Ragazzi, si inizia. Ti tengo sotto tiro. Se ci prendono siamo morti, ma tutti perché un buco in testa. È troppo bello, è troppo divertente, ragazzi, questo gioco. Guida. Poi quello che dico mi fa scioddare dalle risate. Dobbiamo seminarli. Quante macchine abbiamo dietro? Per ora una, ma ne arriveranno altre. Graficamente è davvero bello, mi piace un sacco. Attenzione. Oh! Si è schiantato male.
azzardarti a fare domande. Dobbiamo attraversare il fiume. Prendi il Giuliani Bridge. Ok. Come va, Valerie? Mi fa male, cane! Quando arriviamo, chiamo il dottore. Magari non è niente di serio. Io lo chiamo lo stesso. Che fai? Comunque, ragazzi... Cazzi tuoi. Vi sto solamente portando dove avete chiesto. Mafia originale aveva un doppiaggio spettacolare, veramente uno dei migliori doppiaggi in assoluto dal mio punto di vista. Anche questo doppiaggio, da quel che per il momento ho potuto sentire, non è affatto male, non è affatto male, ragazzi. Occhio, sperona, sperona, vai, bam. Delle scorciatoie per seminarli. Vai dove ti pare, ma levaceli di torno. Vai qui, vai qui. Ok. Qui abbiamo seminati, no? Dove cazzo vado? Gira qui. State proprio sul cazzo questi qui. Aia. A volte i compagni da fare. Sono schiantato. Succede. Chiudi il becco, poi. Così, signorina. Più ne sa, più probabilità ci sono che non veda più sorgere il sole. Io non ho sentito proprio niente. Ci devo riprendere la mano. Vai qui, così li seminiamo. Così. Tanto sono dei pirle, si schiantano questi. Hanno mangiato la polvere! Non siamo ancora al sicuro, guida! Inizia che quei poveracci impiegati nel cantiere stradale ce l'avranno a morte con noi! Ricordi quante auto c'erano raccolte? Attenzione! Forse 5, ma conoscendolo ne avrò chiamate altri. Mi sa tanto di sì. La prossima volta ci buttiamo per gente. Il boss lo verrà a sapere, succederà un casino. Occhio. Scusi, signor. Devono aver sparso la voce. Ne arrivano sempre di più. Ma che palle! Se non torniamo nel nostro territorio, dobbiamo rientrare in fretta. Vai. Non crederete ai vostri. A Westall for Bridge d'assista, corri! Oh cazzo! Il ponte è sollevato! No problem, ci lanciamo. Vai, vai. Con cazzottaggine. Non l'avevo mai fatto. Neanche io. Ok, vai a Little Italy. Subito. Non abbiamo finito. Piano. Non me l'aspettavo. Chiudi il becco. Parleremo di tutto una volta al bar. Ragazzi, è fedelissimo all'originale, certo, con qualche miglioramento, chiaro. L'hanno migliorato tantissimo il gioco, però è estremamente fedele all'originale. Il locale di Salieri? Sì. Aspetta qui. Perché? Lo vuoi ricevere un regalino da Don oppure no? Cazzo. Adesso il nostro Tommy si caga sotto.
Un piccolo compenso per il servizio e i danni subiti all'auto. Così siamo a posto. È più che sufficiente, grazie. Bene. Don Salieri vuole che tu sappia che ti è riconoscente. Se ti servisse qualcosa, come un prestito, oppure un lavoro onesto, non esitare a chiedere. Il Don non dimentica gli amici. D'accordo, grazie. Un'altra cosa. Questa storia rimane tra noi. Se ti chiedessero del denaro, l'hai vinto a poker. Mentre i danni alla tua macchina, dato per non investire una vecchietta, capito? Sì. Mi sembra giusto. Sì, certo, certo. Ci vediamo, ragazzi. Arrivederci. Quando vidi i soldi, per poco non mi venne un colpo. Bastavano per i danni. E per comprare un taxi nuovo. Ripensai a Sam e alla sua offerta di lavoro. Ma non mi interessava. Avrei guadagnato bene, ma... non volevo far parte della malavita. Meglio essere povero e vivo che ricco e morto. Quindi, in conclusione, era meglio starne fuori. Ok, capitolo completato, abbiamo completato il primo capitolo, un'offerta che non si può rifiutare, bene. Ok, continua. Andiamo avanti, andiamo avanti. Che adesso dobbiamo fare tassisti. Dopo la notte con gli uomini di Salieri, tornai a lavorare appena possibile. Ma ero cambiato. I tassisti hanno fin troppo tempo per perdersi nei propri pensieri e in quelli degli altri. Ehi, tassista! Sì, signora? Che fa? Guida o no? Guido, signora. Guido sempre. Perfetto. Guardate il nostro Tommy. Sì, ma si calmi perché mi sto guardando un po' attorno. La grafica mi piace parecchio, è davvero fatto bene. Certo, non è il top del top, però è piacevole la grafica. Poi le ambientazioni sono molto molto fedeli all'originale. Stia calma, ho detto. Cagare il cazzo. Andiamo, dove la porto? Dove la porto? Alla chiesa di San Michael, diretto. Via. E stia attento. Non mi caghi il cazzo. Allora sarebbe il primo. Allora, qui ci sono gli sbirri, anzi ne ho anche dietro. Quindi attiviamo subito il limitatore, ragazzi, perché qui gli sbirri sono severissimi. Tieni premuto per spegnere la radio. Non la spengo la radio. Signora, mi ha già rotto le palle. Scusi lei. E qui bisogna guidare. Ascolta. Brutta vecchiaccia. Guarda che le do un cazzotto in testa e la scarico fuori. Comunque dicevo. Quegli sbirri sono molto... e severi, quindi bisogna stare attenti a non infrangere la legge. Bisogna rispettarla e guidare con cautela, perché rispettare soprattutto il limite di velocità, perché qui ti multano e ti arrestano molto molto facilmente. Bellissima questa chiesa. Si fermi lì vicino al parco. Qui? Va bene qui? No?
Siamo arrivati. St. Michael. Sono 30 centesimi. Le suggerisco vivamente di smettere di fumare nel suo veicolo. Ma si faccia i cazzi suoi. Un posacenere. Certo, come vuole. Ok. Ma vaffanculo, stronza. Ok. Trovo un altro cliente. Allora, chi? Un altro cliente. Ok, me lo sta indicando sulla minimappa. Andiamo. Eccolo lì, arrivo. Al museo, in fretta, per favore. Certo, nessun problema. Tempo di... Oh! Va a rilassarsi. E a lei che importa? Niente, era solo per parlare. È così che si guida Little Italy! Ma scusi, si calmi, Stavo facendo retromarcia. Era solo per parlare. Un'inversione un po' abusiva, però necessaria, visto che abbiamo meno di un minuto e mezzo. La Grande Depressione ha reso la gente più pigra. Hanno tutti una scusa per oziare. Il problema è che non c'è lavoro. Il lavoro c'è sempre, basta saperlo trovare. Ho capito, lei si dà da fare. Non ne vedo tanti di recente. Avevo previsto questa cazzo di recessione. Ho venduto prima del botto, quindi sì, mi do da fare. E oggi si dà da fare guardando vecchi quadri? Ho un incontro di lavoro con un mio collega, e comunque non è roba che la riguardi. Quando avrà un lavoro vero forse capirà anche lei. Per adesso pensi alla strada e mi lasci in pace. Sì, ho capito. Ma guarda che sfrontato questo qui. Come ti permetti? Le musiche di Mafia erano fantastiche, ragazzi. Davvero, davvero belle. Proprio in stile anni 30. Occhio agli sbirri qui che... Mi sa che non ce la facciamo. Ragazzi, non facciamo in tempo, cazzo. Per poco. Accosti davanti alla galleria. Fermi il taxi. Faccio prima andando a piedi. Siamo arrivati. Gli autisti di questa città. Oggi carico soltanto degli stronzi. Me ne sono accorto. Davanti un altro. Scusate, Ops. Scusi. Salve, signorina. Signorina. Dove la porto? Tra la guardia e me. Vuol lasciarmi davanti al municipio? Cioè, praticamente qui davanti. Ma poteva andare a piedi, scusi. Grazie mille. Vabbè. Ma le pare. Buona giornata. Occhio al tram. Guarda questo, ma che fai? Allora, troviamo un altro cliente, dove? Ce lo segna. Facciamoci un giro, ragazzi. Eccolo lì.
Eccoci. Cazzo, ha un aspetto orribile. Ma se guardi lei. Lei che scusa? L'alcol. Ma non mi dica, dove la porto? Little Italy, sulla ventunesima. Facciamo così. Io non dico agli sbirri quanto ha bevuto e lei non gli dice se supera il limite. Affare fatto. D'accordo. Attenzione! Oggi ha avuto qualche buon cliente? Qualcuno? Ma mai abbastanza. Da quando il mercato è colato a picco, la gente non ha i soldi per il taxi, eh? La sola ragione per cui mi sto facendo scarrozzare è perché sono sbronzo. Agli sbirri non interessa chi beve. Pensano solo a chi l'alcol lo trasporta e lo vende. Sì, ma li ho visti torchiare gente per molto meno. Probabile. Se pensano di poterti estorcere qualcosa, sono pronti a usare qualsiasi scusa. Questa città è marcia fino all'osso. Già, ha ragione. Siamo quasi. Mi lasci qui all'angolo. Sì, sì. Senta, mio cugino ha un locale proprio dietro l'angolo. Quando vuole, dica che la manda Lucio. Senza problemi, ok? Grazie. Ci penserò. Oh! Ehi, amico, ti ricordi di me? Ah, sì? Il signor Morello è contrariato. Non conviene aiutare gli sgherri di Salieri. Ora ti insegno io. Così capirai chi comanda in città. Specialmente quando non camminerai per un po'. Ah, mi piace. Sarà divertente. Prendiamolo. Via, attenzione. È così. Qui, qui. L'autista preferito del Don? Qualsiasi cosa dobbiate dirmi, riferite a me. La metti così? Allora ascoltami, perché non ce ne andremo a mani vuote, te l'assicuro. O forse potesse non andarvene affatto, che dici? Ok, bene. Si vede in giro, eh? Andiamolo. Grazie. È il minimo. Forza! Andiamo a salutare Don. Don Salieri? Sì. Mi piacerà questa storia.
Capitolo completato, un uomo in fuga, ok. È davvero figo, ragazzi. Una festa infuocata. Ecco Don Salieri. Tuo nome, ragazzo? Thomas. Thomas Angelo, signore. Frank dice che hai avuto problemi. Sì, signore. Il mio taxi è ridotto abbastanza male. Morello l'ho mandato a cercare dopo che ci ha aiutati. Con questo taxi, tu ci cambi? Sì, signore. Vede, io mi sento responsabile. Ti concederò un piccolo prestito, così sistemerai il tuo taxi. Lo apprezzo molto, signore, ma non voglio risarcimenti. Ma che ce facciamo qui? Voglio dare una lezione ai bastardi che l'hanno sfasciato. Hai sentito, Frank? Il ragazzo mi chiede il permesso di salire sul ring. Sì, ho sentito. Ok, Tommy Angelo. C'è un bar frequentato dai Gorilla di Morello. Poli lo conosce. Tutto lieto, capo. Bene. Vai lì assieme a Tony. Vicino a quel bar c'è un parcheggio dove lasciano le auto. Voi gliene ammaccherete qualcuna. Manderete a Morello un messaggio. Non renderà la vita difficile al mio quartiere senza alcuna conseguenza. Grazie mille, signor Salieri. Non la deluderò. Ah, Tony. Quando rientrerai, discuteremo del tuo futuro. Qui non ti conosce nessuno, quindi fai il bravo, ok? Certo. Guardati intorno nel bar. Ok ragazzi, penso che per il momento possiamo fermarci qui. Abbiamo dato un primissimo sguardo a questo interessantissimo remake, che è davvero fatto bene, mi sta davvero piacendo. Salve. T'ha posto? Guardate la... il biliardo. Cos'è questo? Va bene, basta temporeggiare. Io direi di fermarci qui, come già detto. E se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale. Poi fatemi sapere la vostra, se lo state giocando, se vi sta piacendo, se avete giocato all'originale, eccetera, eccetera. Noi ragazzi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.